Ehi, sono da Tabata, sto aspettando che arriva Giulia. Mentre lei dovrebbe arrivare in 20 minuti, mi ho preso il plum wine che prendo sempre. Ti ho detto che è sabato, no? Che giorno è oggi? 25, 20, non so, 26, mi sono rincoglionita. È un piccolo, perché ho fame, non ho fatto colazione. Thank you. Thank you so much. Can I have a bigger glass for this? A bigger glass. Non capisce tanto l'inglese, ma vabbè. Ho preso una piccola porzione di pesce fritto, veramente buono qui. E quello è perché non ho mangiato colazione. Poi quando arriva Giulia, mangiamo. Assenza di nevicare. Sì, doveva nevicare solo per un'ora. Il ristorante è vuoto, che ore sono? È ancora presto. Quindi. This is good, thank you. Ok, ora mi devo fare la mia mettolina qui, plum wine. Poi ci metto un po' di ghiaccio. Questo è il mio bicchiere d'acqua. Ok, ora devo mettere il telefono via, lo vado a caricare. Ecco Giulia, dai Paesi Bassi, è venuta a New York. Che freddo! Ora stiamo, sì, fa freddo, ora stiamo andando a Target, che hanno aperto a Times Square, con freddo. Aspetta, mamma mia. Ok, siamo a andiamo da Target. Ok, saluta tutti. Saluto Ciao tuo mamma! marito. Ok, fa freddo. Andiamo a fare Siamo le strapieni del pranzo. Dobbiamo andare a smaltire del gema. Allora andiamo da Target. Poi andiamo a TJ Maxx, che è vicino al mio ufficio, infatti. Che bello, eh? Ok, siamo tutti a braccetto. Al carduccio! Ok, vi faccio vedere un po' dove siamo. Eccoci, andiamo a Target. C'è cose buone. odore di un profumo di marijuana. Ricordo quando ero giovane, facevo le canne. Sono a Times Square. Ok, andiamo dentro Target, è proprio qui, l'hanno appena, non so, recentemente l'hanno aperto. Dentro no, perché vado nel Target nella mia zona. Andiamo qua dentro. Stiamo andando a Target, di andare giù. Oh, nel basement, ho capito. Ok, ecco Target. Target Times Square. È gigante, sì, ma è sottoterra. Carino. Ma anche bello caldo. Oh, ecco l'aria Elf. Cos'è? C'è l'hydrating. Quello che si chiama hydrating, quello lì ho io, quel hydrating. E questa è quella, Holy Hydration, che è molto famosa, che l'ho comprata per Simone, gliel'ho mandato due scatole, lei l'adora. C'è questa, c'è la fragrance free, c'è questa e non è fragrance free, non so, non mi ricordo, questa qui. Hanno anche quella più leggera, il Daily Moisturizer. Questi prodotti sono stravalidi. Il colore perfetto però non c'è, cioè perché secondo me il io mio colore ho perfetto era io ho il numero 0, il secondo. tu hai Fair Warm Io no, Fair Cool, Fair Beige penso Fair che ho io. Beige Che colore c'è per tuo? Non il c'è? mio sarebbe, no, secondo me sarebbe il Light Sand perché è un po' giallognolo, però anche C'è. Fair Beige potrebbe andare bene. Oh, ecco qui, guarda, delle Tanto. spugnette di Elf. Io ho preso, non si trovano mai, sono sempre sold out. E i pennelli di Elf sono molto, sono stravalidi, sono $2. Questo è veramente valido, eh? Questo qui, $2. L'hai trovato? Ho trovato il light peach che secondo me un po' pescato potrebbe aiutare. Aspetta, ti prendo. E la spugnetta di quella quella che ho io, la vellutata. triangolare, no, quella vellutata è di
quella triangolare? Dov'è? Qua c'è NYX. Devo tirare fuori tutti i manitoni della NYX. Pixi, linea lilla con retinolo, incluso e qui, questo è Pixi, Pixi che lilla. Pixi è da supermercato, un brand supermercato, però con prezzi alti. Sì. Cosa cerchi? La linea lilla che ha il retinolo. Volevo dare il contorno occhi se c'era. Questo è il tonic, cosa stai cercando qui? Contorno occhi però non lo vedo. Questa è quella della Juno che ho io, è leggermente meglio di questa qui, di Real Techniques, che sono vellutate. Costano, ora hanno aumentato, io ho pagato 6, la mia è proprio 6, ora 8,59. Io la prendo, quella lì. Prendi quella in, sì. In lavanda. Sì, okay. Ho preso anche il correttore. E basta, ti basta. Speriamo che vada bene il colore. Cosa sei sulla... Fammi vedere, questa è una Palette Revolution. Una Palette Revolution. Quanto costano queste? Questa è una buona domanda. Guarda dietro. Sorpresa. Non c'è il prezzo. Quelle più, però non costerà tanto, quelle grandi costano 14. Guarda qua sopra. Ah sì, 10. $10. No. 10 è un buon prezzo, dai. Questa qui, esatto. Però qua c'è quello, o no? No, questa è diversa. Questo ha il bianco panna che mi piace e il marrone opaco. Che si chiama Serenity, not Serenity. Sono Forever Serenity. Dynamic. Va bene, però siccome sono OCD prendo almeno la terza, così nessuno l'ha toccata. Ok. Ok, è chiusa? Sì. Se questa è... Che differenza c'è tra questa e questa? Questa è più rosata. O sono chiuse e non hanno tempo? Sì, no, no. Devi un po' andare sulla fiducia. Questa è così. C'è uno molto spriluccicoso, Sì, ok. Vero. Bellina. $10 non è male. Bellina. Sì, ma questo Target è in centro a Times Square, quindi c'è moltissimi turisti, si svuotano il negozio. C'è cose naturali qui. La scelta che c'è qua comunque. Eccoci sull'autobus. Un freddo, io faccio un po' di schifo. Ci siamo scaldate, anche io, però ci siamo scaldate da Target. Ha preso 3 cosettine, perché ha la sua lista e non devi dalla lista, sì, vero? Sì, mirata, non esageriamo Giulia, con... Ha preso la spugnetta di Juno, quella che ho io, quello è l'originale di velluto. Mi fa miracoli. Il correttore che... Il correttore di Elf e la palettina di Juno, basta, $29. E ti dà fammi della busta e sì. Ti danno la... A gratis. Ti danno la busta. Fai un po' di pubblicità. Ti danno la busta, te la regalano. Perché non danno buste di plastica, questa è riciclabile, la puoi usare. Se guardi in giro nella zona di persone ce l'hanno, Se vai in giro qua, fai una passeggiata. E se sono quelli che ce l'hanno. Where are we going? Ora ti assidano con questo recording. Mamma mia. Poi dopo ci proviamo per un caffè. Ora dobbiamo andare a TJ Maxx. Prendiamo, questo è il M42 che prendo sempre, però stiamo andando dall'altra parte verso le Nazioni Unite. E poi prendiamo l'altro autobus che attraversa la prima. Andiamo a TJ Maxx. Ce ne sono due, questo è il Midtown. Ok, ci sentiamo dopo. Saluta Giulia. Ciao. Ecco, siamo arrivati alla First Avenue 42. Siamo a United Nations. Dobbiamo prendere un altro autobus e andare sulla prima. Andiamo, questo è 42, dobbiamo andare a 59. Ok, in verso l'autobus, ok. Freddo. Questi qua giocano tranquilli. Ok, siamo su M15, ora andiamo dalla 42 alla 59 a TJ Maxx. Poi dopo di questo ci fermiamo per un caffeuccio. Un caffettino. Ok. Eccoci, siamo arrivati a 59 First Avenue. Questi sono posti che non vanno mai turisti. E qua c'è TJ Maxx e Trader Joe's. Trader Joe's e TJ Maxx, quindi questa non è una zona turistica, vi sto dicendo tutti i miei segreti. Anyway,
poi andiamo dentro Trader Joe's per prendere la tote bag. Di Aldo, $34, cute, molto versace con questo cosina, sì. Qui carina questa, anche questa era carina. Oh, ti ricordi queste borse? Ti ricordi? Ti ricordi? L'area luxury non c'è più. Ok. E questa è di Michael Kors. 139. Non è malvagia questa, eh? Però tutti questi logo non piacciono. Però la borsa in sé è molto carina. La devi portare a mano. Ci deve essere la shoulder. Oh, ecco, c'è la shoulder strap. E questo? Stai metto? Carino questo, 69, guardate, allora, carina questa, troppo carino quello zainetto, altri pennelli di Zoeva, hanno questo Zoeva, 3,99, questo ti posso consigliare, questo è un buon pennello, questo qui per applicare, questo qui è un buon pennello se te lo vuoi comprare, quello è rose gold, 99, te lo consiglio, io vado con le dita, okay. Io vado di dita, mi piacciono i blender, questi di Revolution, di questi sono $3.99, però non è quel, tu hai preso uno nuovo, sì, che è un paio di dollari in più, devi cercare che c'è qui, c'è. Sì, questi sono ottimi di Japonesque. Questo è un buon pennello Japonesque. Ah, ok, dov'è Mac? C'è Anastasia. Dov'è qui? Mac. Morphe. Qua ci vuole solo soldi. No. Cosa c'è qui? Too Faced Clinique. Oh, queste sono le palette, un bronzo di Sia Te. Quant'è? $5.99, te lo regalano. Kevin O'Quan. Vedi il fondotinta di Kevin O'Quan. Te lo regalano qui, te lo regalano. Kevin O'Quan. È famosissimo. Ma lei non ha mai sentito Kevin O'Quan. E a palette, c'è... Physician Formula. Oh, cos'è questo? Pat McGrath, $7.99. Ecco. Cos'è? Questi sono gli ombrettini singoli di Pat McGrath. $7.99. Se ti piace quel colore, chi se ne frega di quel colore? Siamo da Blue Mercury e hanno i campioncini qui, ha detto prendene quando ne vuoi. Mamma mia! Mamma mia, prendine quante ne vuoi. Io voglio provare questo olio di Orbea. Ce l'ho, come è? Cioè, quelli vogliamo tutti, i campioncini. Questo è il club del campioncino al suo meglio. A gratis. Un freddo, siamo andati dentro Mercury, ho chiesto ma questi sono sample, e ho detto posso prendere una, e ho detto prendi quante ne vuoi, l'abbiamo presa alla lettera, io ne ho preso poi, fai vedere tutti quelli che hai preso, io ne ho presi quante ne volevo, aspetta c'è anche questo, ha preso questo sample che è un bello di Dermalogica, come sapete che questo è un esfoliante che costa in polvere, quindi durerà anche un sacco di tempo. E piccolino, carino, cos'altro? Poi ho chiesto se potevano darmi un campioncino di Orbea. E me ne hanno dato uno. Questo c'è shampoo e balsamo, e tre, no? Sì. Shampoo, conditioner e moisturizing cream. Conditioner e shampoo, tre tipi. Cos'altro? Poi
Ancora Dermalogica? Sì, perché abbiamo visto molto le Dermalogica, quello è un brand costoso, no? Ho preso tutto il set. Siero, detergente oleoso, un altro siero, un gel, mamma mia, SPF 50 e un altro detergente oleoso. Io ho preso, solo poco perché non volevo esagerare. Ho preso di Orbea, ho preso l'olio per i capelli, tre di questi, ho preso uno shampoo di Fito, basta, solo questo. Perché volevo che lei prendeva. Perché tu devi tornare in quel posto, invece a me non mi conosco. Sono andata senza pudore. Questa è mia cosa busta, questa tu cosa hai? Queste sono le cose. Lei ha preso Target. Ha preso, come sai, da Target, ha preso la palette di Revolution, il concealer di. Il camo hydrating concealer di Elf che ho anch'io e poi ha preso la spugna Juno che ce l'ho anch'io, lei ce l'ha in viola. Scusate, anche me sono qua. Mettiamo lì, queste sono cose mie. Grazie. Thank you. Siamo in come si chiama questo posto? Caffè Le French. Le French. Comunque l'altra siamo volta già stati qua già un'altra volta. Allora, questo è da TJ Maxx. Siero contorno occhi. A $3, non facciamo domande per $3. Poi, metti qua dentro? Sì. Per il marito, le magliette. Tre t-shirt Levi's $9.99. Sempre per il marito, calzettoni, 6 paia $9.99. Di Adidas. Che sono con il cuscinetto dentro, sono morbidi. Belli. Andiamo qua dentro. E poi per me ho preso una candela. È una candela di DW Home, consigliata Lucy. Perché il brand e anche il colore è ispirato a Lucy. È il dried lavender e la lavanda e salvia, tappo di legno. Buona rosa questa. Ok, quindi questo è finito. Questo si può chiudere. Non male. No, io male. Lei mi ha dato un pensierino che aprirò a casa. Sì. Ora ecco, ci prendiamo un bel cappuccino e vi salutiamo. Ciao. Eccoci. Dobbiamo andare da Sephora, però siamo da Pfizer. Facciamo la foto davanti a Pfizer. Come i turisti asiatici. Che vergogna. Mi cola anche nel naso. Che cosa? Veramente ho visto i turisti cinesi che si fanno le foto da Pfizer, manco fosse, che ne so, New York Times. Non so. Andiamo qui, la fermata è proprio qui. Sì, davanti alla Pfizer Headquarters. Che vergogna. Questo Pfizer Headquarters. Certo. Ah, ma hanno aumentato il costo del vaccino a $130. Vaffanculo. Vaffanculo. World Headquarters. Vuoi la foto? Io te la faccio io la foto, Che vergogna. C'è l'altro qui. Mi sembra di tradire. Aspetti, faccio la foto davanti a Pfizer. Stiamo scherzando, non facciamo nessuna foto. Ora andiamo da Sephora. La tua lista cosa hai preso? La mia lista, l'unica cosa da vedere è House Lab. Qualcosa di House Lab. Volevo qualcosa da CVS, siamo passati. Sì. Ho preso il Listerine in foglie. Il Listerine in foglie che non. Ma si trova anche in Olanda quello, no? Mai visto. Ok. Siamo qui alla fermata. Siamo su Second Avenue 42, prendiamo M42. E andiamo da Sephora. Che è più in là. Ok. E poi il bus che prendi vicino? Che? Il bus che prendi tu vicino a Sephora? No. Devi tornare indietro? No, usciamo da Sephora e ci rimettiamo sull'autobus. Okay. Sì, ho visto persone che si stavano facendo la foto davanti a Pfizer. Questa cosa è oscena. Oscena. Oscena, sì. Un punto turistico. Sì, non è che vorrei essere. No. Non vorrei avere una foto vicino. Eppure ce l'abbiamo. Siamo a Sephora. Sei close here a Sephora.
Milk Jelly Cleanser. Sì, è molto famoso quello. Le matite sono esaurite. Oh, questo è saie, questo è molto buono questo. Questi, vedi questi, sì. I sieri sono fenomenali, è l'unica cosa che a me piace del brand. Io avevo sentito parlare bene, ah, è questo qua. Però è SPF 35, Invisible Shield, proviamo. È un gel. È fantastico, vero? Cioè non sembra una crema solare. Però un po' appiccicoso, eh. $25 sold out. Adesso lo vediamo. Praticamente è una tinta labbra ma lucida. Oddio, questo fa un po' senso. Cioè questo in teoria deve guardare là sotto. Eccoci, siamo alle 10 quotidiene, sono le 5 di sera, ci siamo incontrate a mezzo scuro verso l'una, abbiamo tanti giri, ora ci riposiamo con un caffè caldo, caffè caldo, poi io vado a casa e le vai in albergo e ti riposi, vero? Sì. Non so cosa prendere, siamo sempre qui al tavolone, no? Al tavolone comunale, c'è gente che si prende la zuppa. Ci sono turisti che guardano gli acquisti. Bello, bello, gente che lavora al computer. Bello. Chi sta venendo a New York? Glossier, ora è venuto a Sephora, quindi se vi interessa, da già, non so, un mesetto, due mesetti, se vi interessa. Ok. Lei ha preso un prodotto di Glossier, ha preso il non olio chiavi, cos'è? È la crema solare, Invisible Shield. È proprio tutta la serie. L'ho provata ed è un gel trasparente, ho detto no, da prendere, da provare. Solo quello? Sì. Direi che ho dato abbastanza oggi, eh. Però infatti, che domani devi, non fai shopping. Domani non faccio shopping, tra una settimana è il mio compleanno, quindi ho le scuse. Ho le scuse. Ok, io mi prendo la cioccolata calda. Brava. Cosa prendi te? Penso di prendermi un macchiato. Ok. Ciao. Come si dice qua? È stata una bellissima giornata. Grazie Giulia. Ciao. Ci vediamo la prossima volta, Giulia. I love you. Bye.